Sentiti in forma con la creatività. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video fitness at home. Ma non nel senso che facciamo ginnastica a casa, ma nel senso che creiamo gli strumenti per la ginnastica a casa. Oggi faremo insieme i manubri per dei bicipiti pazzeschi, veramente poco costosi, molto creativi. Spostiamoci di là e andiamo a vedere il manubrio come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare dei manubri in casa. Allora, progetto folle, ma lo voglio fare. Poi perché magari a qualcuno di voi interessa. Due recipienti che siano il corpo dei nostri pesi. Io come riciclo userò due vecchi vasetti di due piantine che poverine sono passate a miglior vita grazie al mio pollice nero, un pezzetto di carta forno, del cartone da riciclo, il manico del manubrio, un bastone della scopa, degli elastici spessi, un saghetto, del cemento e dell'acqua. Il cemento lo vendono in pacchi da 25 kg a 2 euro, quindi capite che la spesa è veramente minima. Dell'olio Johnson, della vasellina, qualcosa che non faccia attaccare il cemento alle nostre formine, qualcosa per mescolare, un compasso e qualcosa per tagliare. Iniziamo subito. Allora, come prima cosa prendo il centro, apro esattamente a margine perché i miei vasetti sono forati e devo chiudere la foratura, quindi prendo il centro, è facile, ben segnato ed evidenziato, e vado a margine. Ok, prendo un cartoncino e ritaglio un cerchio. Io ne ritaglio due perché ho due vasetti. Faccio la stessa cosa anche sulla carta forno. Dopodiché allargo un pochino, un centimetro e mezzo, e taglio altri due dischi. E stessa cosa anche sulla carta forno. Ritagliamo i quattro dischi, quelli più grandi, i due più grandi e i due più piccoli, sia sulla carta forno che sul cartoncino. Misuriamo i nostri cerchietti che siano perfettamente sia alla base che all'altezza. Ok, perfetto, perfetti. Su questi più grandi al centro segno una croce perché da qui dovrà passare il bastone. In pratica quelli più grandi mi servono per far rimanere il bastone in centro e non farlo andare a destra e a sinistra mentre il cemento sta asciugando, ma una cosa per volta, lo capirete tra un pochino. Intanto mettiamoli da parte. A questo punto prendiamo il nostro bastone della scopa e calcoliamo l'altezza del nostro vasetto. Io prenderò tutta l'altezza perché farò in modo che il bastone tocchi quasi al fondo, quindi questo è alto 8 centimetri. Poi prenderò il doppio della larghezza del laterale, quindi 16 centimetri e altri 8 centimetri. Gli 8 centimetri successivi taglierò. Da questo lato ho la vite della scopa, da questo lato invece non ho niente, quindi pratico delle incisioni per fare bene aggrappare il cemento. A questo punto è giunto il momento di creare il nostro peso. Con un po' di vasellina sporco i bordi della formina, fa pure rima. Adesso pensiamo alla parte pratica. Ovviamente io l'ho fatto con i vasetti, ma potete farlo con qualunque cosa. Per esempio qui ho i fondi delle uova di Pasqua, questi sono perfetti come formine, o potete farlo con dei vasettoni dello yogurt se li volete più grossi. Ovviamente potete fare allo stesso modo un bilanciere, però invece del manico della scopa vi consiglio di usare un mattarello che è più che è un legno più importante, più duro. Più lungo sarà il legno, più spesso dovrà essere, perché sennò si spezza. Le proporzioni giuste sono una misura e mezzo di cemento e una misura d'acqua. L'acqua però la verso a poco. Quello che dovrete avere alla fine sarà questa morbidissima cremina. Prendiamo il nostro vasetto, mettiamo il primo dischetto
poggiamo il foglietto di carta forno e versiamo la nostra pasta di cemento. Battiamo ben bene. Apriamo anche la carta forno a croce, elimino il centro anche da dalla formetta in cartone, quindi poggio, inserisco e poggio. Voilà, e lascio asciugare così. Facciamo asciugare per almeno 24 ore. È calata la notte, il cemento si era preso, siamo pronti per creare l'altra estremità del peso. Beh, ragazzi, sì, sto impazzendo, i fumi del cemento mi stanno bruciando il cervello, ma voi resistete alle mie goliardiche battutone e le rime più impensate. Allora, sporco anche qui di olio Johnson tutta la parete del mio stampo, diciamo così. Adesso metto anche qui il fogliettino di carta, il fogliettino di carta forno e preparo il mio cemento. Come prima versiamo, voilà, battiamo ben bene, mettiamo qui la carta forno, il dischetto a protezione, prendiamo il nostro bilanciere, il nostro pesetto, diciamo così, e infiliamolo nel cemento, muoviamolo un po'. Benissimo, e quando è fermo bene al centro stoppiamoci e aspettiamo domani il nostro piccolo manubrio sarà pronto, quindi lasciamolo così ad asciugare e ci vediamo domani con la luce del sole. Ciao, è mattino, come vedete dal sole che irradia il nostro piano da lavoro. E siamo giunti al momento della verità, il nostro peso da 2 kg è pronto, però così fa un po' ridere, non pensate? E allora togliamo, cerchiamo di sformare, un po' si spezzetterà, ma non vi preoccupate, sono le cose in più, cerchiamo di sformarlo e voilà, togliamo il cartone e voilà, e togliamo anche questo, perfetto. Stessa cosa dall'altro, togliamo gli eccessi tutto attorno, perfetto. Stessa cosa dall'altra parte, scostiamo i margini e tiriamo via. Anche qui togliamo i bordini sopraelevati, strappiamo la carta, togliamo cartoncino e carta forno. Ed eccoli i nostri manubri, non sono fantastici? Adesso ho degli elastici vecchi, ecco qua, voglio guarnire un pochino i miei pesi sull'estremità con la gomma in modo che quando li vado a poggiare non sbattano sul pavimento. E con l'attaccatutto vado ad agganciare i miei elastici e lascio che la colla tiri, cioè lascio appiccicare l'estremità. Ok, una volta ancorato l'elastico, compio tutto il giro del peso. L'elastico importante è solo questo, perché è qui che il peso poggia per terra. Poi se per guarnire volete metterne altri, liberissimi di farlo. Io per il momento mi fermo qui, poi lo abbellirò in un secondo momento. E voilà, ed ecco il nostro manubrio bello e pronto per i nostri allenamenti più duri. Voi fate il vostro e poi fatemi tante foto mentre fate tanto fitness. Io vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
forza questi manubri? Una errata corrige, perché quello era il primo che facevo. Oggi come oggi avrei fatto il bastoncino più corto, in modo che l'impugnatura possa essere leggermente più compatta. Ecco, questo è il termine esatto. Quindi stringete, fate la distanza tra un peso e un altro 2 cm per lato più grande della dimensione della vostra mano. Hanno riscosso un successo pazzesco. Questi li ho portati alla trasmissione Mi manda Rai 3 e sono piaciuti veramente un sacco. È un po' l'uovo di Colombo e potete farli dei pesi che più desiderate. Basta variare la grandezza, ovviamente, del vasetto, del contenitore che avrete prescelto per sformare i vostri pesi. È molto semplice da fare, costo si può dire zero, perché 33 kg di cemento mi sono costati 2,50 euro e io per questi ne ho usati veramente pochi. Bene, sbizzarrite la creatività e createvi i vostri strumenti da fitness. Mi raccomando che i pesi siano esattamente uguali di misura, se no sbilanciate l'impugnatura. Basta cianciare, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, un bel pollice in su, una bella condivisione. Se vorrete partecipare attivamente alla vita di Arte per Te, non dimenticate di cliccare sul pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Grazie se lo farete, ma grazie anche se non lo farete, anche solo per essermi stati ad ascoltare fino a qui. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombrette 2 Cuore una K, e naturalmente vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!